che cos'è un Ninfio Vlog. Grazie alla nuova collaborazione con il concessionario di moto usate più grande del centro sud Italia, Ninfio Motori, avremo a disposizione tutto il loro parco moto per dei test ride. Prima di continuare con la visione del video, ricordo che tu, che stai guardando questo video, puoi decidere quale moto portare nei test. Ogni settimana ci sarà una votazione su Instagram e a seconda del risultato della votazione io porterò un test ride. Quindi prima di tutto iscriviti al canale, segui su Instagram DaVR, YouTube e Ninfio Motori per essere protagonista del video. Ti aspetto nelle votazioni. Bella a tutti ragazzi da DaVR e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per testare quello che avete scelto voi nelle storie Instagram, e cioè la Yamaha R1. Siamo qui, stiamo entrando in questo infinito parco moto. Guardate qui, c'è giusto qualche moto. Ed eccoci qui. Guardate chi c'è, il boss delle moto con questa fantastica R1. Ciao Nino. Ciao Davide, buongiorno a tutti i nostri amici. E oggi siamo in compagnia di questo vero gioiello. Questo vero lo possiamo chiamare un gioiello. Assolutamente sì. Allora io non perdo altro tempo. È tutto tuo, Davide. E saliamo in sella. Eccoci qui, partiamo piano piano. E beh, allora, posso già dirvi un paio di cose. Innanzitutto che c'è molto vento. Eccoci qui alla guida di questo missile, ragazzi, veramente non ci credo. Sto veramente portando una moto da 200 cavalli per 199 kg. Partiamo subito con le prime sensazioni alla guida. Sono seduto da qualche minuto e devo dire che non sto realmente tanto scomodo. La seduta è buona perché ci accoglie un bel sediolino molto piatto. Cioè, più che piatto è molto ampio, quindi il sederuccio veramente sta appoggiato bene. Per quanto riguarda invece le gambe, ci troviamo molto rannicchiati con la moto, siamo veramente molto piegati, siamo molto compatti, il serbatoio è stretto, mentre noi siamo proiettati in avanti, come giusto che sia su una moto del genere. Parlando sempre di comfort, quindi arriviamo alla ciclistica. Che ciclistica troviamo su questa moto? Troviamo un paio di forcelle telescopiche da 43 mm, ovviamente regolabili. Stessa cosa il mono, anche il mono ammortizzatore, quindi è regolabile. Parlando di freni, troviamo un doppio disco da 320 mm all'anteriore, con mordenti quali pinze radiali monoblocco a 4 pistoncini della Nissin. Mentre al posteriore troviamo un disco singolo da 220 mm con pinza mono pistoncino. Partiamo col dire subito che il setaggio delle sospensioni è abbastanza duro, ma non troppo, nel senso che comunque riesco a non sentire proprio tutte le imperfezioni dell'asfalto, quindi un pochino viene anche ammortizzato. La cosa che mi sta impressionando e che mi sta facendo mettere allo stesso tempo paura è che la moto comincia a correre appena lasci la frizione, praticamente. Cioè, è incredibile questa cosa. Ora andiamo a provarla un pochino in autostrada e quindi vediamo anche un pochino il motore veramente come spinge. Visto che le cose si fanno per bene, andiamo a provare la moto. L'ho messa in A. Ragazzi, non voglio commentare mentre guido. Ci vediamo direttamente col commento quando usciamo dall'autostrada. Per ora vi lascio questa piccola clip. Thank you.
ragazzi, io non ci credo, ve lo giuro. Sono sconvolto. La devo assolutamente rimettere. Non ci fermiamo e la devo mettere in B perché è ingestibile. Ragazzi, il calcio in culo che vi dà è impressionante, ve lo giuro, io non ci credo, mi sono appena innamorato di questa moto. La devo togliere assolutamente da questa mappa perché altrimenti questo test finisce male. Mamma mia. Ok, ripartiamo in modalità B e andiamo a vedere un pochino come si comporta tra le curve. Ragazzi, devo dire la verità, ma questa è una moto che per me va usata proprio in pista. A parte che i freni sono impressionanti. Allora, vediamo un attimo come si comporta in queste situazioni di asfalto così. Diciamo che, ragazzi, vi ripeto, sono molto comodo, sono onesto, non veramente sono molto comodo su questa moto. Non sto risentendo dei dolori che ho risentito per esempio quando ho portato moto come la 848. Onestamente questo test mi ha lasciato un po' così, cioè secondo me quando salirò sulla mia moto quasi la rifiuterò. Vi giuro che mi piace troppo questa moto, mi piace veramente troppo. Questi fossi però non mi piacciono. Continuiamo a parlare della moto. Questa è una vera e propria rivoluzione nell'ambito della tecnologia per Yamaha, perché dal 2015, la data di uscita di questa moto, la Yamaha introduce una nuova piattaforma inerziale chiamata IMU, che attraverso 6 sensori, 3 giroscopici e 3 accelerometri, gestisce tutta l'elettronica e tutti i controlli della moto, anticipando così magari qualche errore del pilota. Ovviamente stiamo parlando sempre in ambito corse, quindi quando veramente spingi tanto. Inutile dirvi che la moto ha 10.000 controlli, cioè il traction control mi pare su 6 livelli, 3 livelli di ABS, c'è un po' tutto. È una moto chiaramente che è usata prevalentemente nel reparto corse, quindi essendo anche nuova è una delle moto che è stata lanciata più simile alle moto GP, che veramente è insfruttabile, cioè l'ho notata in autostrada, figuratevi qua o nelle curve che andremo a fare. Però possiamo comunque vedere in un uso cittadino normale, quindi di tutti i giorni, se qualche pazzo la volesse operare per tutti i giorni, come si comporta. Ragazzi, allora, giro finito, preferisco darvi le mie considerazioni qui da fermo, non in moto. La moto, devo dire la verità, è molto molto stabile, molto maneggevole,
nelle curve non ho accusato né del peso. In ogni caso la moto è una vera e propria bomba, ragazzi, vi giuro che è spettacolare. E in più di una volta mi hanno aiutato i controlli, che chiaramente in fase di trazione, quindi quando andavo a dare un po' di gas, mi tagliavano un poco di corrente, perché altrimenti sarei finito sicuramente a culetto a terra. Mi ha sorpreso molto la comodità di questa moto. Aspettavo veramente una seduta molto scomoda e in realtà però mi sono trovato veramente molto molto bene. Non ho risentito né di dolore ai polsi, né al sedere, né alla schiena, né al collo. Quindi promossa a pieni voti per quanto riguarda comfort. Prestazioni, inutile parlarne, prestazioni da MotoGP. Veramente non c'ho nulla da dire per quanto riguarda le prestazioni, e nemmeno per l'estetica, perché ragazzi, guardate qua, questa è una moto spettacolare, spettacolare veramente. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per partecipare anche voi alle votazioni. E quindi bella ragazzi da VR, ci vediamo al prossimo video, ciao.